Variazione sulla variante. La vita è bella perché è varia, o perché è avariata, dice qualcuno. Sbagliando anche nello scherzo, aggiungiamo noi, perché ciò che ha variato, in quanto ha variato, non varia. L'ha privativo lo priva della varietà, gli toglie proprio la capacità di variare. Siamo tutti d'accordo che o la vita va verso la varietà o va verso l'avariato. Variare o perire, insomma, è il più comune dei luoghi comuni. E poiché la vita difficilmente va verso l'avariato, è solo l'uomo che può, a suo malgrado, scegliere la via dell'avariato piuttosto che quella della variazione. La vita varia e per questo, diciamo, si mantiene bella. L'uomo può invece abbandonare la strada della variazione e per questo può imbruttirsi dentro e fuori, favorendo una sorta di processo entropico in lui, accelerando l'avariato. L'ospite che siamo per noi stessi potrebbe puzzare già dopo 3 giorni come la testa del pesce, se non si prende cura di sé mutando, trasformandosi, accettando la legge vitale della variazione. La natura varia, insomma, le varianti della natura fanno parte della natura, mentre per l'uomo, che sta tra la natura e il suo quotidiano tradimento, la variazione non è una legge. Siamo liberi di abbandonare la varietà e avviare il processo di putrefazione. Non che la natura non contempli la putrefazione, come nell'alchimia la Negredo, ma mentre in natura è una degenerazione che prelude alla rinascita, alla rigenerazione, al ritorno della variazione e delle varianti, nell'uomo il ritorno dall'avariato in putrefazione alla rinascita, il ritorno all'origine della trasformazione, tutto ciò è più problematico. Se una volta, come direbbe Severino, l'uomo poteva sentirsi in colpa con la sua instabilità dinanzi alla stabilità della natura, delle leggi cosmiche o di Dio, oggi l'uomo soffre proprio al contrario nel sentirsi stabile rispetto all'instabilità della natura, delle leggi del cosmo e della liquidità irreversibile delle cose e del tempo. Un complesso di inferiorità rispetto alla fluidità del mondo che fa di noi oggi gli eterni antiquati, quelli che ammirano affascinati la velocità di trasformazione del mondo e al tempo stesso non riescono a stare al passo con ciò che muta, delle variazioni e delle varianti, comprese quelle tecnologiche. E a proposito di varianti, la variante Bologna-Firenze l'altro giorno si è presentata davanti a me in autostrada all'improvviso, costringendomi a decidere la strada vecchia o la nuova. Lei sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. E io, da conservatore, imbocco la non variante, la bretella tradizionale, procedendo poi a zigzag tra cantieri senza fine e operai col casco sotto il sole. Ecco, non sono stato all'altezza delle varianti e me ne sono pentito, punito dalla mia mancanza di coraggio e di sperimentazione. Al ritorno sulla A1 starò più attento, anche se chi me lo dice che quella variante a fine agosto non sia essa stessa variata? E dunque avariata, vecchia e inutilizzabile perché sostituita da una nuova variazione. Perché diciamola tutta, oramai alle variazioni, alle varianti siamo disponibili. Siamo tutti rassegnati a non lamentarci più come dinosauri della velocizzazione e delle trasformazioni del mondo. Anzi, siamo entrati in un regime di mentalità per cui cambiare è bello, mutare al fascino della vita stessa, trasformarsi è necessario, come adattarsi a tutte le situazioni nuove, variarci con ciò che varia, cambiare con ciò che cambia. Al punto che qualcuno convertito a cotanto progresso giura di fondare il resto della vita sul mutamento quotidiano, di voler diventare una variante. Perché la variazione è il segreto del vivere, la sua forza e il suo motore. La celebre filosofia della differenza applaude a tutto ciò. Perché voler essere domani quello che non siamo oggi? Madre natura stessa ci insegna a variare con le sue variazioni, mutare con i suoi mutamenti, vivere la vita come un'eterna variante di se stessa. Non era questo il fascino della vita spericolata? Una vita che viene così, alla Vasco, come evento, come variazione imprevista. Variare o perire nella vita che varia in tutti i sensi. E cosa c'è di più vitale di un virus? Non solo il virus fa parte della vita, ma ci insegna anche tante cose. Per esempio, la variazione, il mutamento, la trasformazione. Il virus è più vitale di noi. Il suo variare lo fa essere adatto a questo mondo, dove però ci siamo anche noi, che tanto ne ammiriamo le variazioni. Quante più variazioni possibili, dall'alfa all'omega. Combatterlo, vivere come un nemico
un abitante del nostro pianeta che ha capito più di noi l'arte di trasformarsi, ovviamente in questo caso a nostro danno, se fossimo saggi come i primitivi, ne faremmo un totem e lo assimileremmo. Diverremmo uomini virali che divorano il cuore e la potenza del nemico. Divorare la variante Delta, variarci con lei, combatterla omeopaticamente, passare alla fase provvisoria dell'uomo Delta, deltizzarci e andare avanti poi con l'alfabeto greco fino a omegizzarci. Questa vita moderna, direbbe qualcuno, era troppo monotona per non vivere di varianti, con le varianti. Qualcosa doveva venire, qualcosa doveva evenire, come l'evento di Heidegger. Solo un Dio ci può salvare, se è fatto a forma di vaccino, forse. Ma chi ci vaccina contro il fascino perverso della trasformazione perpetua? Nessuno. Solo la natura potrebbe farlo, ma non lo farà mai. A meno che ci proponga madre natura, se non ci arriva la tecnologia, un vaccino mutante, l'antimateria del Covid in tutte le sue forme, il vaccino Belfagor, il vaccino liquido alla Bauman, il vaccino trasformista, l'Arturo Brachetti di tutti i vaccini, quello che le varianti ce l'ha nel sangue, come i globuli rossi o nei testicoli come gli spermatozoi, perché se le passioni si combattono con le passioni, come voleva Spinoza, le trasformazioni si combattono con le trasformazioni. Le variazioni con le variazioni e le varianti con le varianti. Ci conviene mangiare il cuore del nemico e variare con lui e grazie a lui. La natura rimarrà lì ad assistere al duello, indifferente su chi vincerà. Ma l'esito per lei sarà facile prevederlo. Vincerà tra l'uomo e il virus chi riuscirà a produrre più varianti di se stesso. In pratica, il più asino in stabilità.